Nuovo pausa pranzo, nuova pausa remix. Nel remix di oggi vedremo alcune fra le perle del buongiorno. Gente che ha una vita, la riconosci subito. Semplice, non ha il tempo di rompere la minchia agli altri. Senti di essere stressata? Senti di essere arrivata al limite? Ti senti stanca? Senti di aver bisogno di una pausa, di una vacanza? Senti di non essere capita? Ho una buona notizia per te, ci senti bene, almeno quello. Ti auguro di brillare. Come una stella. No, come una mina. Stamattina mi sento come il numero 4 nei passi di danza. E 1, 2, 3, 5, 6, 7. In conto un cazzo. Mi raccomando, fateli bene i cazzi miei, che poi ti interrogo. Tu credi in una vita migliore dopo la morte? Beh, dipende. Dopo la morte di chi? Mettetevi in testa che fate schifo. Tutti fate schifo. Tranne Io vorrei essere fine e utilizzare un linguaggio forbito, però se dico recati a passo spedito in una zona non meglio precisata, ma lontana abbastanza da impedirti di continuare a tediarmi, mica lo capiscono che devono andare a fanculo. a tutti quelli che sperano nel domani, vi volevo solo ricordare che domani è lunedì. E ho detto tutto. Tu se tornassi indietro cosa vorresti essere? Scema, perché deve essere proprio bellissimo vivere la vita senza capisce un cazzo. È difficile starmi dietro, è difficile starmi accanto, ma starmi sui coglioni è veramente un attimo. Ehi tu, vuoi perdere chili di troppo? Sì. Vuoi avere un fisico scultoreo? Sì. Vuoi perdere in pochi giorni il grasso accumulato durante l'anno? Sì. Pure io, come cazzo potimmo fa? Qualcuno mi spiega perché se la bella addormentata nel bosco dorme per sempre è una principessa? Ma se lo faccio io, sono clinicamente depressa! Ancora non hai capito che a forza di parlare di me con tutti, mi stai facendo pubblicità e neanche ti pago. Dici? Il peggio è che ti senti pure intelligente a ragionare così, gli altri sono stronzi. E invece lo stronzo sei te. In amore vince chi fugge, l'attimo è fuggente, le occasioni vanno prese al volo. Insomma, o sei un atleta o te la vendi il culo. A che serve la pace interiore se le rotture di coglioni vengono da fuori? A che serve? Ma io non sono asociale, è che è tanto bello quando non le conosci, le persone, le basi. Buongiorno. E niente, vi auguro una giornata felice, perché chi è felice non rompe le palle. Buongiorno! Oh, perbacco, oggi è una giornata magnifica. Gli uccelli cantano, il sole splende, e rotture dei coglioni ci stanno sempre. A domani!